Ciao a tutti, finalmente riesco a tornare a fare un video in esterna, senza allontanarmi troppo da casa mia. Voglio però anche ricollegarmi a un video in cui vi raccontavo del Castello del Valentino per presentarvi la chiesa che vedete alle mie spalle, perché quella è proprio la chiesa del San Salvatore, per i torinesi San Salvario, che è dato appunto il nome al quartiere. Subito a ridosso di Porta Nuova. Il quartiere San Salvario di per sé nasce nella seconda metà del 1800 su progetto di Carlo Promis, a cui venne dato l'incarico appunto di regolarizzare questo territorio per poter appunto costruire le varie abitazioni. Naturalmente bisognava tenere conto di questa preesistenza molto importante, ovvero il cosiddetto Viale del Valentino all'epoca, oggi Corso Marconi, che permetteva appunto di raggiungere dal Castello del Valentino proprio la chiesa che vedete alle mie spalle. Il quartiere poi naturalmente nel tempo si è ampliato, oggi arriva fino a Corso Bramante, all'Ospedale delle Molinette, per cui veramente è un quartiere molto vasto, molto importante anche dal punto di vista delle attività che qui sono nate e si sono sviluppate partendo dalla Fiat, per esempio, proprio qui ancora su Corso Marconi c'era la sede degli uffici in Corso Marconi 20, un indirizzo molto famoso fino a non molti anni fa. Senza poi parlare della Nutella di cui vi ho già raccontato in un video come i Ferrero abbiano avuto sempre qui in San Salvario una loro attività prima della Seconda Guerra Mondiale. Un quartiere veramente molto ricco, molto vivo soprattutto, e che nasce appunto dal nome di questa chiesa, davanti alla quale però vedete che c'è anche un obelisco che ricorda invece come qualche anno prima della metà dell'Ottocento, nel 1821, qui si siano svolti degli scontri, perché una parte di popolazione chiedeva una Costituzione, così come era stata infatti concessa nello stesso anno a Cadice e naturalmente però come sappiamo Torino e il Regno di Sardegna dovette aspettare fino al 1848 per avere finalmente la propria Costituzione, ovvero lo Statuto Albertino. Il corso doveva essere completamente rinnovato secondo un progetto che prevedeva addirittura la realizzazione di parcheggi sotterranei che per fortuna bisogna dire non è stato poi realizzato. La piazza invece è stata completamente modificata quando è stata realizzata la fermata della metropolitana. Questo però ha permesso di liberare la visuale della chiesa, che purtroppo adesso è ancora chiusa, ma speriamo insomma che presto possa riaprire almeno le proprie porte per permettere di vedere l'interno barocco seicentesco progettato dai Castellamonte, che è veramente molto bello e molto particolare. Io conto di fare altri video in esterna, per cui voi continuate a seguirmi. A presto, ciao!